Ciao ladies, benvenute nel canale, se questa è la prima volta che mi vedete. Ho tagliato i capelli, sono un po' più corti ma possiamo ancora definirli lunghi. Bentornate se già mi conoscete e grazie mille se vi siete iscritti al canale. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, rimediate. Cosa vuol dire decluttering? Vuol dire fare una cernita di trucchi che si usano, cioè il decluttering in realtà c'è in tantissimi casi della vita, potete farlo anche del vostro armadio, quando fate tipo la pulizia di primavera, fate il cambio e buttate le cose che non usate più. In questo caso vi faccio la stessa cosa con i trucchi, quindi decido di buttare, dare via, liberarmi, eliminare dalla mia makeup collection il trucco che non uso più. Ovviamente prima di finire nel cestino effettivamente andrà in mano a amiche, sorelle, mamme, nonne, persone alle quali do le cose usate. Non faccio giveaway, non do a voi che mi seguite roba usata, perché non sarebbe igienico. E seguitemi sempre perché ci sono sempre un sacco di sorprese per voi. Ne arriveranno tante, ne arriveranno un sacco quest'anno. Basta, non posso dire altro. Quindi che cosa vedrete in questo video? Vedrete me andare cassetto per cassetto, prodotto per prodotto. Guardo lì perché è lì la mia mega collection. Guardo prodotto per prodotto e decido che cosa buttare e mettere nel beauty da gettare. Cosa importante: se volete vedere un video dove mi trucco con i prodotti che scarto della mia makeup collection, lasciate un mi piace a questo video, così se arriverò a tanti like mi sento tipo uno di quei gamer. Hey, se facciamo 5.000 like la prossima volta vi faccio il video dove mi trucco soltanto con le cose che butto. Tornando al beauty, fatevi una bella tazza di tè, perché questo, come lo scorso video, non è un video breve. Io non ne faccio solitamente video brevi e penso che si sia capito che sono una logorroica, quindi se avete voglia di avere un'amica virtuale sono qui per voi. Comunque vi lascio anche la makeup collection qui in alto se non l'avete vista e anche alla fine del video per andare a recuperarla. Ci vediamo alla fine del video, adesso vi lascio al decluttering. Iniziamo a liberarci dei rossetti, questi qui. Avete visto ovviamente che non sono gli unici che ho, perché ci sono sotto i Mulac, eccetera eccetera. Ho anche questi qui di Glossip, ho un po' di rossettini sparsi anche nuovi come i Mesauda Matte, però voglio fare intanto una bella pulizia di rossetti che proprio sono sicura che non uso. Allora, tutti questi Beauty is Life, ormai i rossetti scuri così o sono veramente opachi, matte, questi sono lucidi, oppure molto più banalmente di solito uso rossetti liquidi. Essence, questo qui, numero 5, non lo utilizzo più. Lotus Pink, anche questo, no. Color Studio, questo Pesca, non rientra nelle mie scelte. Questo sì, vi sorprenderò perché magari terrò delle cose brutte, però questo qui so quanto è matte, so che mi piace, non lo vedete? Non, ok, lo metto a fuoco, è marrone ed è della... è tutto completamente cancellato, c'è scritto Modern Matte e basta. Tengo anche questo della Maybelline, Superstay 14 ore, mi piace. Questo di Labo è troppo lucido una volta indossato, bellissimo pack, ancora più bello, sono certa che c'è chi apprezzerà. Questo menta non l'ho mai usato. E poi ho dei rossetti liquidi ormai così particolari. Ci sono dei colori che dicevo ok, li tengo solo perché sono talmente particolari. Invece adesso ho dei rossetti liquidi così particolari e quindi preferisco. Questo lo tengo perché è un nude super nude, quindi non ce ne sono più così tanti in giro, quindi ok, lo teniamo. Rosewater di Youngblood è un altro lucidino, cremosino, rosino. Questo di Ycon è un arancio sparato e adesso ho Kiki Coral di Mulac, per esempio. Questo mi piace. Questo lo tengo perché l'ho utilizzato anche a volte come tipo burro cacao. È della Jelly Pong Pong. Anche il packaging è molto carino. Qua poi abbiamo un H&M di 3000 anni fa. Quindi questo va nel cestino. Che dite? Sono abbastanza brava con i rossetti. Be a Bombshell. Questo è un bel colore. È un bel colore inusuale. Però è lucido. Questo di Wet n Wild, Buried All, era fighissimo, era anche super matte, quindi sono strana ma lo tengo. Anche questo qui di Astra, non so, vedete delle scelte strane di cosa tenere e cosa no, però so che cosa ho usato e cosa no. Matte Lipstick, cavolo, perché non l'ho mai usato? Questo lo terremo, lo proveremo. Questo invece è un
fragola, molto figo, simile a Marilyn di Mulac. Però appunto ho Marilyn di Mulac di questo colore, che ha la formula dei rossetti matte che più amo, e quindi questo qui lo darò a qualcuno. Questo di Makeup Forever lo tengo perché è molto bello il packaging. Ok, ci sono anche dei rossetti Delphi. Vediamo allora. Tipo questo rosso è magnifico, ma lucido, preferisco tenere un Ruby Woo. Questo, ok, questo è particolare, nude, molto chiaro. Difficile da trovare anche nei rossetti liquidi, che di solito poi si scuriscono nel tempo, quindi lo tengo. Poi ci sono dei Nabla che vorrei tenere, perché già so insomma come sono. L'unico di Nabla che forse non vorrei tenere è questo qui, Dilemma. Però non lo so perché... Oddio, è troppo bello anche questo. Cioè, ed è un marrone diverso da quelli che ho. È diverso ad esempio da Coco. Non lo so, forse sono io che mi sto autoconvincendo che è diverso da Coco. I Full Throttle mi piacciono tanto, 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 perché sono dei matte. Anche questi, insieme ai Mulac, come matte sono molto belli di NYX. Questi fatti così. Solo che alcuni colori... Però possono sempre essere utili, essendo veramente buoni matte. Già sono meno brava di prima. Poi abbiamo Nouveau, vediamo un po' questo qui. Credo che abbia fatto un po' di, non so se un po' di muffetta, vedete? È strano. Quanto durava dall'apertura? 12 mesi. Non lo so, è strano. Però una bella texture rosso, via. L'altro colore lo voglio ancora tenere. Ruby Woo, Chili, Flare Art Fabulous. Li teniamo. E il Please Me invece di MAC vorrei darlo via, però so che... dovrei tenerlo per il Back to MAC, quindi lo tengo per il Back to MAC. Qui abbiamo un rossetto Giorgio Armani, che comunque potrei benissimo togliere dalla confezione, che è questo, ed è un nude molto bello. Non lo utilizzo, e so che è un Giorgio Armani, ma non lo utilizzo, quindi lo tengo, ma vorrei farlo vedere a mia nonna, magari le piace a lei. Qui ci sono i Mesauda che avevo tenuto, perché sono quelli che pensavo di utilizzare di più. In realtà poi questo, che è Gothic Full, Non sono mai andata a ricercarlo. Comunque levo le scatole a quelli che tengo. Mi piacciono questi qui di Mesauda perché con il tempo si sono addensati. Questa non è la linea che dovrebbe essere quella opaca, nuova, no? E invece con il tempo si sono addensati, quindi si aggrappano bene alle labbra. I due rossetti Milani in fondo li tengo. Voglio tenere anche questi della linea di Glossip, che erano di Halloween, perché sono colori molto particolari, difficili da trovare, e sono anche molto molto opachi. Quindi questi quattro, guardate i numeri, li tengo tutti. E però non c'entrano qui, perché ho ottenuto tante cose effettivamente qui. Quindi no, vediamo qua se facciamo spazio. Questo qui, questo è bello il colore, peccato che è così lucidino. Vedete questo che ho provato qui? Questo mi piaceva un sacco, lo terrò ancora, di Wycon. Una volta ogni tanto lo prenderò. Questo di Kate Moss ha più un ricordo affettivo che altro, e l'ho preso perché piaceva Zoella, ma ormai adios. Questo di Astra, anche basta con questi fucsia Eleonora. Bottega Verde, questo qui era fighissima la formula, però ha fatto il suo tempo, ci avrò tipo 5 anni. Questo fucsia sparato, voi direte, scusa, non metti gli altri e tieni questo? Perché è l'unico che poi alla fine tengo, no? Gli altri li ho buttati tutti, quindi... questo lo tengo. Questi sono della Lunatic e sono più da collezione, perché appunto sono a forma di proiettile. Il colore è anche carino, ma vorrei più, cioè, mi sento più di tenerlo per il pack. E qui sopra ci sono altri Glossip, no perché non l'ho mai usato, quindi via. Questo qui stessa cosa. Ok, questo sì, mi piace. Cioè, mi vedo più ad utilizzarlo. Sono rimasti questi qui, e sono i Glossip, però lucidini. Mentre gli altri erano matte, quelli che vi ho fatto vedere. Questi sono tutti lucidi. Quindi, a meno che non c'è proprio un colore che proprio dico è unico e lo devo tenere, li darei tutti via, perché comunque sia non li uso. Anche questo nude che è bellissimo. Ma avete visto quanti nude ho ottenuto? Quindi vediamo lui. È bellissimo, questo poi l'avevo messo anche a un incontro, ma... no, devo essere sincera, questi lucidi li ho usati molto di meno. I Glossip che preferisco sono questi, si chiamano Full Color Matte Lipstick, e sono quelli che ho ottenuto, tutti questi qua. Adesso è abbastanza vuota,
questa parte dei rossetti. Quindi adesso pronti per iniziare il declutter di tutti i cassetti. Avendo appena fatto la makeup collection con voi, ho le idee molto più chiare su cosa voglio buttare via o meno. Quindi iniziamo dal primo cassetto. Buttare nel senso che deciderò poi se darle via o se buttarle queste cose. Le farò sempre vedere prima a qualcuno. Allora, direi questo qui di L'Oreal che è aperto da troppo tempo va via. Anche questa base siliconica di Youngblood, perché ne ho altre migliori. Questo qua della Hylamide, mi sono resa conto che è un siero che ho utilizzato anche recentemente. Quando l'ho usato l'ultima volta aveva un odore che non mi piaceva più, e infatti la scadenza era stata superata, quindi ne voglio prendere un altro nuovo perché mi piaceva. L'ho utilizzato metà, però questo qui lo darò a qualcun altro o lo butterò, insomma penso che lo butterò. Correttori. Per i correttori è un po' più difficile, perché penso che possano tipo sempre servire. Però questi di Neve Cosmetics sono troppo duri ormai, di nascondino. Questo di New York Color mi ricordo che non mi era piaciuto, infatti non l'ho mai più preso. Quindi è inutile che sia nella mia makeup collection, meglio che sia in quella di qualcun altro. Stessa cosa per i correttori di We Makeup, purtroppo erano veramente troppo leggeri per me, quindi anche questi via. Questi qui, tutti questi Pro Foundation Mixer che mi porto avanti da un sacco di tempo, io terrei quello scuro e quello caldo, perché in estate sono utili, ma questi altri che sono luminosi, opalescenti, se voglio una base luminosa utilizzo un primer luminoso, non vado a mischiare questi al fondotinta, ho già i primer che fanno questo lavoro. Stessa cosa per il bianco, se devo schiarire un fondo metto una crema che abbia anche un SPF, quindi via. Allora, questo qui è un correttore di Avril per le occhiaie, aranciato, però è ancora troppo idratante per me. Pensavo che vabbè, con il tempo magari un po' si andasse a seccare, troppo idratante, quindi mia nonna sarà felice. Amo le palettine correttive, le trovo anche molto utili, ma questa di Model Zone, a parte che era tipo in fondo, infatti non l'avete vista neanche prima nella makeup collection, ma poi non l'ho mai utilizzata perché non la trovo granché scrivente. Comunque ragazzi, ho un'idea, io voglio fare un video con tutto questo makeup prima che lo butto via. Tipo full face di prodotti che do via. Questo di Bronx l'avevo utilizzato una volta, ma purtroppo non è il mio colore perché è troppo rosino, ha un sottotono neutro rosato e non va bene, quindi mi ingrigisce e quindi va via. Questo di Wycon, il fluid cover, devo dargli un'altra chance, ma in realtà non mi piaceva, ma va bene, gli daremo un'altra chance. Ok, con i correttori siamo stati abbastanza brave. E intanto qui già si riempie. Cassetto dei fondi e degli spray viso. Allora, gli spray viso in realtà io non vorrei eliminarne nessuno, perché possono sempre essere utili. Allora, questo via, non capisco perché devo tenerlo. Questo in stick via. Fortunatamente adesso sono arrivati nuovi fondotinta in stick e questo qui è troppo vecchio, quindi no. Questo di Puro Bio, il sublime, devo dire che ne è rimasto talmente poco ed è aperto da talmente tanto tempo che aveva una scadenza di soltanto 6 mesi, che è il caso di darlo via, sì. E lo stesso discorso vale per questi che ho ricevuto nell'estate del 2016 da NYX. Questo durava solo 6 mesi, l'Invincible, mentre questi qua, gli HD, duravano di più, un anno, ma... sono quasi 2 anni. E poi il fondotinta si sente quando non si può più usare, ha un odore che non mi piace più, quindi anche loro vanno via. Mi sembra che siano, dai, abbiamo tolto un bel peso, calcolando poi purtroppo che questo qui in realtà è finito, lo tengo soltanto per vedere la colorazione, quindi anche qui abbiamo fatto. Anche qui sono in difficoltà, perché ciprie, perché dovrei buttare una cipria? Nessuna di queste sta funzionando ancora male, sono tutte ok. Cioè, le uniche sono, che ne so, questa di Neve che sto finendo, cioè il motivo potrebbe essere che è finita, però la voglio usare fino all'ultimo. Ah, forse lei, la Alabaster Touch, che mi era caduta, questa è veramente finita. L'avevo già utilizzata un sacco e poi mi era anche caduta, quindi, cioè in realtà qui, ma... cioè più nel secchio perché è finita. Ah no, ho una cipria che voglio buttare, della Bronx, della linea Uomo. Ce l'ho da un sacco di Cosmo Prof e non la utilizzo mai. Sì, è la linea Uomo, ma non fa differenza, uomo donna insomma. Boh, non la uso mai. La trovo tra l'altro molto simile a queste di Make Up For Ever, che uso di più. Questo forse sarà che dentro c'è sto pennello che ogni volta casca, quindi via. Apro questa di Defa, butto la scatola esterna, così magari la comincerò ad utilizzare. Mentre di questa zona di fondotinta compatti e bla bla bla, voglio dar via questo qui di Youngblood, perché è il compatto in crema
che mi piace meno. Già a me i compatti in crema non mi fanno impazzire, ma questo qui proprio su di me non va bene, né come colorazione, che una volta indossata è neutro rosata, né come texture perché è molto grassa. Cassetto dei blush. Allora, questa è una bella lotta, perché effettivamente da questo cassetto dovrei eliminare un po' di roba. Questo qui, per esempio, questo kit di NYX non lo uso da un sacco di tempo. Quindi le cose che non uso da tanto tempo le devo mettere via, perché vuol dire che non le uso. Stessa cosa per questo blush qui, che poi era anche tanto carino, ma è un po' non pratico. Era di Gilles Cagnier. Questo blush di H&M con le rose, molto carino, ma poco utilizzato, va via. Insieme a questo di Neve Cosmetics, che è uno dei colori più belli di blush che abbia mai avuto. Popcorn. Tra l'altro è tipo la prima collaborazione che ho mai avuto con Neve, la prima collezione che mi ha inviato, perché era questa del circo. Però in polvere libera i blush non ce la posso fare. Questo qui di Gilles Cagnier è un bronzer, anche che non ho quasi mai utilizzato. Questo di Essence con il tempo è un po' too much, non lo uso, quindi lo do via, a parte per questioni di scadenza. Però quest'altro mi piace tantissimo, quindi lo continuerò a tenere anche se è scaduto. E infine questo blush cotto di Isabelle Dupont, perché non l'ho mai usato, e se non l'ho mai usato in un anno non ha senso che sia qui. Ultima fila sono in generale quelli che uso di meno. Cioè, è difficile che io utilizzi prodotti in stick per il blush. Però, allora, vediamo. Ho trovato anche un bronzer in polvere, anche questo qui, purtroppo mai utilizzato, quasi mai. Questo di Neve vado a eliminare quelli che non ho utilizzato, quindi questo qui super acceso. Questo di Essence era di una collezione vecchissima, anche questo qui in crema. Allora, in realtà questo c'è stato un periodo che l'ho utilizzato tantissimo. Calcolate che era bombato e guardatelo di lato, non ha più la bombatura, cioè è diventato piatto, quindi l'ho utilizzato tanto. Però ormai è anche tutto, non so se si può vedere, un po' sporco, troppo vecchio, via. Sto guardando questi in stick e questo della Caradium è veramente troppo rosa, quindi no. Questo di Pixi mi piace perché il colore è ben mixato con un marroncino, è proprio quello che si vede fuori. Ed è simile anche a quest'altro, quindi non ne voglio tenere troppi. Tengo solo quello di Pixi. Quest'altro era di Be a Bombshell e questi vanno via. E voilà, il cassetto è molto più vuoto. Ottimo lavoro. Non so se questo ci basterà, perché veramente sto togliendo tante cose. Sopracciglia, eyeliner, tante cose devono andare via. Innanzitutto, non ho intenzione di tornare bionda a breve, quindi tutte le cose per fare le sopracciglia chiare, ok, le mandiamo via. Anche questo qui, NYX, via. Cioè, se dovessi tornare bionda me le ricomprerei, perché sarebbe passato troppo tempo. Questo qui della Kiss era carino, però è chiaro, è troppo chiaro. Quindi adoro qualche bionda. Questo è un tema in frame di NYX che non ho mai usato, però è stranissimo perché ai lati si è completamente, vedete, seccato e staccato. Questa Manga Brows di Neve Cosmetics l'ho usata un sacco quando ero bionda, ne è rimasta pochissima, e anche questa via. Qui stessa cosa, questo di Essence, stessa cosa dell'altro che vi ho fatto vedere. Cioè, sono utili questi pennarelloni per le sopracciglia, per disegnarle pelo pelo, ma avevo preso tutte le versioni chiare. Poi questa qui è una matita Ash Blonde, anche questa utilizzata quando ero bionda, perché è chiara, di Koki Cosmetics, quindi via. Questo no. A parte che era tipo per bionde, ma era un po' scuro. E poi no, troppo morbido, della W7. Cioè, ho provato poche cose e non mi sono piaciute di questa marca, quindi via. Youngblood, questo qui anche credo sia chiaro, perché era il periodo in cui ero chiara. Questa era proprio tipo color top. Questa invece era bella, questa era fatta bene ma è chiara. Questo qui di MAC è completamente finito, quindi via. Non so se questo di MAC vale per il Back to MAC, boh, fatemi sapere se lo sapete. Questa era tipo il primo prodotto per sopracciglia che ho mai usato, matita Astra numero 23, ed era molto, a parte che ok, secca, ma la scrivenza, però era bella perché era proprio fredda, mi piaceva tantissimo. E questo qui è di nuovo un'altra cosa di Essence, avevo fatto scorta quando ero bionda. Erano tutti prodotti prima che arrivassero i vari pottini, no, in gel. Ok, qua c'è finito un primer occhi. Ho trovato un'altra matita Astra 23, vedete che la usavo tantissimo, questa è quasi finita. E
una matita Essence. Guardate quanto le usavo le matite per sopracciglia prima che uscissero i nuovi prodotti, quindi questi via. Due kit mai usati perché già era il periodo dei brow gel, quindi questo blonde lo metto via. Questo in caso lo proverò. Questi eyebrow gel vecchissimi aperti nel 2016. Via. Magari provo a tenere questo più scuro. Anche questa di Nabla, la Venus, l'ho utilizzata quando ero ancora bionda quest'estate. Poi basta, è troppo chiara per me. Queste sono ricariche, perché in realtà ci sono qua questi prodotti aperti, quindi li metto in una parte differente. Mentre questo è il push up liner in versione piccola, che non ho mai provato. Abbiamo sfoltito un bel po' le sopracciglia, passando appunto agli eyeliner. Vederli tutti quanti uno per uno. Questi in Nabla, insieme a Klimt, ovviamente li tengo. Questo di Neve me lo tengo, questo più dorato, luminoso. Tutti questi con la linea nera in feltro, li do via. Questo è il Dotter, per fare i puntini. Oh, questo è un altro Dotter, più nero, quindi teniamo lui e non teniamo questo. Questo verde, questo viola di NYX. Il fatto è che se li do via, poi non ho... ok. Questo era un po' secco. No, troppo vecchi. Questi sono altri della Free Domination, che vanno un po' shakerati, ma sono molto belli. Questo di Neve bianco anche no. Di bianco tengo solo questo di NYX. Questo è un altro in feltro. Proprio in feltro. Questo di Too Faced mi dispiace un sacco, però... no, che è in feltro. Questo è il feltro di NYX, ma ha la punta super sottile, quindi può risultare utile. Tutti questi eyeliner andranno via. Ci sono tutti questi di Neve Cosmetics, a parte quello che già ho deciso di tenere, che voglio un attimo capire se, quali sono ancora utilizzabili e quali sono invece troppo secchi. Questo non è troppo secco, però è il nero. E il nero, appunto, sapete che come ho tolto quelli in feltro, tolgo anche lui perché... uso altre punte, però il colore è veramente particolare. Questo è troppo secco, Hank. Questo azzurro lo teniamo. Poi questi qua invece in gel nero, ancora mai usato. Pupa Vamp di questo colore super acceso, che non ho mai usato e che ha ormai un bel po' di anni. Lo do via, anche perché ho ottenuto altri già colorati sull'azzurro, quindi non truccandomi sempre con questo colore. Poi sull'eyeliner, cioè usato praticamente quasi mai come eyeliner questo colore. Intanto ho cominciato a riempire un nuovo cestino, perché quello di prima era già pieno. Sopracciglia e eyeliner sfoltiti di molto. Qui dietro cosa c'è? Qui dietro intravedete due scorte di una pomade di Mulac e la Pink Ink di NYX. Non l'ho mai utilizzato praticamente. È un kit per fare un ombretto, cioè per rendere questo qui tipo liquido. Tutta una cosa strana, quindi il kit lo butto. Questo qui, vediamo. È tipo un po' pezzi. Non è omogeneo. Cioè, la texture è super brillante, però non è omogeneo. È un peccato, però preferirei tipo utilizzare i brillantini. Poi, questi qua di Glossip. Questo qui, tipo metallizzato celeste. Proprio è un colore che non uso. Ce l'ho anche relativamente da poco, ma non... Non uso il celestino, quindi lo metto via. Cioè questi qua luminosi li uso soltanto color carne, come questi qui. O anche questo qui di Glossip, che però è più chiaro, il numero 01. Mentre di questi di Glossip, che sono più scuri, tipo il verdino, come il celestino. Questi qua invece, vediamo un po' questo. Ecco, questo già è un colore che sì, anche una texture più cremosa che liquida come questa del viola, quindi questo mi piace, 02. E anche lo 03, che ha questo oro molto scuro e in realtà non è un ombretto particolare da descrivere. Per i color tattoo di Maybelline invece sono veramente troppo vecchi. Questo era il top, mentre l'altro era On and On Bronze, che mi piaceva tantissimo, forse... Mi ci trovassi davanti lo ricomprerei anche. Questo era, cioè avevo toccato il fondo. Oddio, mi piace ancora, però, cioè dopo anni ancora mi piace questo qui. Io non stavo neanche con Nicola quando avevo questo prodotto, quindi sono tipo 5 anni. Devo buttarlo, devo, cioè preferisco ricomprarlo, anche se mi piace ancora. Stessa cosa per lui. Lui ce l'ha probabilmente da 6 anni, questa cosa di Kiko, il Color Shock.
il colore è stupendo perché dentro, cioè dentro al rosa, ha tutte queste micro perlescenze dorate. Il colore è ancora, si vede perché è super super cremoso, i riflessi sono dorati, però quando si asciuga sull'occhio fa veramente ormai l'effetto in carta pecorito, cioè non è bello così come si vede, ma fa subito secco. Oh, comincio ad avere tutte le mani sbocciate. Anche questo di Elf è un prodotto ormai che ho da 3 anni e non l'ho più preso, non l'ho più usato, quindi lo salutiamo. Anche lui mi dispiace, è come l'On and On Bronze, cioè è ancora bello perché è ancora bello, ma è più di 2 anni che non lo uso, quindi davvero devo lasciare andare le cose che non uso, perché poi me le ricordo soltanto quando le vedo magari nella makeup collection, ma se non le uso c'è un motivo. Stessa cosa per questo ombretto di Shaka, tra l'altro che si è tutto quanto crepato, quindi ne ho tenuti pochi però buoni. Qui abbiamo invece le ciglia finte, e ok, questo di H&M non l'ho tipo usato quasi mai. Questo pigmento verde di NYX Professional Makeup, anche lui praticamente quasi mai usato. Questo invece di Pupa ogni tanto l'ho usato, ogni tanto l'ho preso, quindi lo tengo. Questo qui di NYX verde, anche questo, non riesco ad aprirlo, comunque è questo verde prato che non uso. Allora, cassetto dei mascara, delle matite e dei matitoni. Allora, questo qui è mascara marrone tint, ma poi è tipo primer, quindi anche questo lo metto via perché non l'ho mai usato. Questo cassetto è il cassetto delle cose per me sempre utili, quindi lo rimarrà così. E il cassetto delle matite, posso definitivamente eliminare questo matitone verde, verde acido. Non vorrei, ma devo eliminare questo matitone perché è troppo vecchio. Questo era bellissimo di Brochet, penso che l'ho fatto vedere in tutte e tre le makeup collection ogni volta perché dico è stupendo, e poi l'ho usato tantissimo quando ho iniziato a truccarmi, però non lo uso più. Tolgo tutti i mascara che sono finiti là, ok, per capire un po' meglio la situa. Questa è una matita che ho provato e non mi è piaciuta, di Tiny Image, via. Questi sono matitoni di Essence troppo vecchi, quindi in caso li devo buttare se li trovo. Oltre a lui, vediamo. Questa era una matita di MAC finta, presa da un mercatino, quindi direi che è il momento di buttarla perché chissà che cosa c'è dentro. Non l'ho più usata, infatti è tipo lunghissima, però nel dubbio che qualcuno si sbagli. Di Kiko, questo matitone tipo un po' lillino che purtroppo dopo un po' sparisce completamente, quindi lo darò via. E anche questo qui di Kiko invece, che ho usato tanto 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 tanto, l'ho usato come primer e l'ho usato un bel po' di tempo fa. Ok, mascara. E cambio di programma, ho messo qua tutte le matite e i matitoni colorati per avere più spazio per i mascara. Dai, penso di aver avuto una buona idea. Allora, rotante di Flormar mi era piaciuto, lo teniamo. Better Than Sex, ovviamente sì. Mascara marrone di NYX, no. Allora, il Roller Lash di Benefit, sì. Prendo intanto proprio quelli sicuri. Ovviamente, Perversion di Urban Decay. Scusate, ma ne ho tipo tantissimi altri qua. Allora, il nuovo di Smashbox, Troublemaker. Questo di Glossip Waterproof, no. Un po' troppo secco è diventato. L'ho provato recentemente e mi cadeva un po' a pezzi, quindi no. Questo è il The Real di Benefit, sì. E tengo quello e do via questo della Kiss New York Professional perché è abbastanza simile, ma quello è meglio. Questo di Mulac sono indecisa. Lo riproverò perché diciamo che me le curva troppo, cioè fa il suo lavoro ma a me non serve curvarle perché sennò mi sporco. E poi ho una serie di Lash Mania Reloaded di Essence, tipo questo è finito, quindi via. Questo di Elf vecchissimo nemmeno si apre, tutto spaccato, via. Con le fibre di L'Oreal aveva 2 fasi e mi era piaciuto perché veramente le faceva super super voluminose, però non lo uso perché le cose a doppio, cioè lo trovo poco pratico se devo fare 2 cose, quindi magari lo do a mia madre, insomma qualcuno che usa il mascara meno spesso di me e ci sta più tempo. Questo credo sia un po' più pieno, lo teniamo, era il mio mascara preferito, poi hanno tolto dal commercio. Dear Lash di Neve è aperto da veramente troppo tempo, durava 6 mesi, ce l'ho da troppo.
I Love Extreme di Essence, stessa cosa, ce l'ho da tanto di quel tempo. Anche questo sarebbe dovuto durare 6 mesi, via. Stessa cosa, infatti fa fatica anche ad aprirsi. Ce l'ho da tanto tempo, da tipo lo scorso Natale, e doveva durare 6 mesi. E per lo scorso intendo tipo 2016. Devo eliminarne di mascara, purtroppo devo essere proprio senza pietà. Questo qui è un piccolo mascara di Glossip, così da borsetta, quindi magari lo darò a mia sorella o a qualche amica che vuole un mascara da borsetta. E quindi ragazzi, questo è il cassetto che ho rivoluzionato più di tutti. Sono contentissima, grazie per avermi fatto compagnia per questo cassetto, perché I'm so proud. Passiamo subito a questo degli illuminanti, visto che sta esattamente sotto, perché poi in realtà gli illuminanti non vorrei eliminare troppo. Adesso che è estate cerco di capire tutti questi qui. Questi poi sono anche vuoti, perché in realtà quelli di Nabla li tengo da un'altra parte. Questi sono solo i packaging, per quando magari voglio portarli in giro. Elimino sicuramente questo bronzer di Shaka e elimino anche questa palette, la Strobing di Bronx. Stessa cosa anche per questa powder illuminating, perché è troppo chiara per me. Le avevo dato una chance quest'inverno e mi ero ripromessa poi di eliminarla nel decluttering, quindi via. Ok, un'altra cosina da eliminare, questo qui di NYX, il Born to Glow, perché l'ho provato, ma su di me questo rosa non è bellissimo. E questo qui, questo Pink Glow, che è un po' strano, ma in realtà è carino, soltanto che su di me, di nuovo, non mi piace. Potevo fare di meglio per questo cassetto, però ci sono troppe cose che voglio capire nell'estate. Essendo l'illuminante una cosa che provo tanto d'estate, voglio eliminarla dopo averla provata. Quasi un po' sporcata. Ok. Qui invece partiamo dai primer occhi. Tengo in Abla, tengo questo di NYX, butto quest'altro, che è quello invece tipo iridescente. L'ho provato 2 volte e non mi ha soddisfatta, non l'ho più ricercato. Butto anche questo qui, che era tipo un burro cacao scrabbante. Lo butto perché è semplicemente troppo vecchio. Lo consideravo tipo primer labbra. Poi questo qui di LA Splash anche, perché ragazzi io quando l'ho provato non mi è piaciuto. Questo qui sono abbastanza d'accordo con Deborah, nel senso che una volta che andate a mettere questo primer illuminante per occhi di Sephora, è solo pieno di glitter, quindi non capisco la sua funzione di primer. Questo di ELF è troppo vecchio, via. Anche questo qui era tipo un matitone bianco che usavo come base, vecchio, via. E dai, qui siamo stati abbastanza bravi con i primer. Pochi ma buoni. Qui le matite, mi ucciderete, ma come avevo spiegato prima, non mi sento di buttarne nessuna. Magari quando ne vado a mettere una e vedo che è secca la butto, ma in generale non sono secche. Ma questa era il nettare delle labbra. Ci sono però dei matitoni che voglio andare a buttare, e sono questo qui di NYX, che era una specie di matitone nero, ma che dovrebbe andare a scurire i rossetti. Questo qui della Caradium, perché è molto sheer, super luminoso, cioè a me i matitoni piacciono però devono essere matte. Ikari dovrebbe essere un blush, che può anche essere interessante, soltanto che è, cioè come colore, soltanto che è veramente troppo sparato, quindi l'avevo messo qui alle labbra, ma è un colore che non uso. Ah, anche questo qui di NYX, via, anche questi, tengo soltanto il nude. Questo qui anche mi sa che è sheer, sì, no, è sheer, non è matte, è tipo lucidino, via. E con le matite non mi odiate, ma ci siamo. Ho preso la decisione qui di questi gloss di eliminarne un po'. Ah, questo è proprio clear, tipo l'unico gloss clear che ho. Ho deciso, a parte che è difficilissimo, perché purtroppo a me, cioè i gloss quando li guardo mi piacciono, poi non li uso. Allora, questo qui, questo lip gloss di Gil Cagnet, in realtà io lo tenevo perché se volevo fare qualche effetto figo sulle labbra di questo tipo con questi brillantini, avevo soltanto lui, anche se guardate quant'era, cioè, spanato praticamente questo scovolino. Quindi adesso che con questi glitterini è uscito il nuovo gel di Mulac, di Serbia Strobe, lo metto via, poi lo butterò. E stessa cosa per, questi qui più i gloss scuri. Ecco, i gloss scuri non li uso. Questo lip oil, tipo un po' gel, non l'ho usato mai. Stessa cosa questo di Too Faced, lo so,
mai usato questo rosellino porcellino. E questo di Glossip anche, tra l'altro Carolina è innamorata di questi qua di Glossip, li piacciono molto, mentre io preferisco le versioni di Neve Cosmetics perché sono più spesse. Come colori ho deciso di tenere soltanto questo rosso, perché un rosso laccato ci sta, e questi due di Lunatic Cosmetics perché sono molto unici e particolari. Questo qui di Lunatic Cosmetics fucsia via, perché il fucsia laccato sulle labbra, già il fucsia non lo indosso, poi ho tenuto questo qui trasparente se volessi fare insomma degli altri colori. Quindi non sono stata bravissimissima, ma anche questo cassetto è fatto. Questa è la situazione al momento, sono due box piene. Il cassetto del disagio, ho deciso finalmente di aprire tutti i Kat Von D, perché se no non li userò mai. Per chi fosse interessato, i colori sono Sanctuary, Exorcism, Echo, Lolita, che è questo qui, e Aisha, che è questo, che tra l'altro è top. Ho deciso anche di liberarmi di tutti i rimasugli dei Fake Lime Prime e di aprire anche questi qua della Caked, quindi butterò tutte le scatole tranne una e la metterò qui per ora insieme allo kit di Nabla e all'adesivo, perché questo è il cassetto del disagio, ricordiamocelo. Quindi questi qui sono altri rossetti liquidi che poi prima o poi andranno a finire comunque nel cassetto. Per quanto riguarda le palette, mi sento sempre molto in difficoltà di eliminare le palette io, tantissimo. Queste le vado a dare via, perché sono palette che tipo non ho mai usato. E poi, bene o male, il resto delle palette, io purtroppo sono una che le utilizza a turno tante di palette. Allora, questa qui non mi era fatto impazzire, insomma, quindi di NYX anche, la Air. Comunque preferisco questa di NYX, di colori, o comunque altre che ho, quindi questa anche via. Questa di Puro Bio Cosmetics, piccolina, ce l'ho da un sacco di tempo e non l'ho più utilizzata ultimamente, quindi anche questa no. La Mixology di Sephora anche l'ho utilizzata una volta per il tutorial di Giulia De Lellis, se non sbaglio, ma ho altre tonalità che preferisco rispetto a questa, quindi sicuramente qualcuno sarà più felice di me di averla. Questa qui, la Sleek Eye Divine, super colorata, non l'ho usata molto e comunque preferisco altre colorate. Questa qui c'era un periodo che ero andata in fissa, infatti non mi sento di buttarla perché potrei riprenderla. Di qua, qui ho la Lunatic Cosmetic Labs, che ha forma di bara tra l'altro, e carina sui toni molto 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 del malva, che adesso non uso più. In realtà anche questa non la uso, quindi mi sento di darla via, anche se ce l'ho da poco, ma è inutile che poi la elimino tra un anno, no? Qui in fondo ci sono tutte palettine piccole, come, cioè piccole, insomma un po' più piccole, tipo questa di NYX, la Van Pop, che effettivamente non ho più utilizzato dopo un periodo iniziale, e quindi no. Queste palette per labbra, che magari darò a qualche amica makeup artist, perché non le ho mai usate. Tipo questa qui, io la voglio usare un sacco, ma era in fondo, quindi la metto qua di lato, più vicina. Questa di Wet n Wild è arrivato il momento di buttarla, ci ho dato talmente un sacco di tempo e ci sono ormai cose migliori. Lì di Lingerie, anche lei la voglio usare tantissimo, ma era sempre dietro, quindi la mettiamo qua davanti. Meet Matte di The Balm, la mettiamo qua. Perfect Filter con i toni così caldi, anche la mettiamo avanti. Qui dietro ci rimettiamo loro. Allora, poi il problema qual è? Che questa qui è una palette di Marc Jacobs che io non riesco a dar via, perché è bellissima, ma non la uso perché i colori dentro non li uso. Ed è anche una palette di 3 anni fa, alla quale sono anche legata effettivamente, quindi la tengo, però non riesco a darla via, non la uso con la consapevolezza, però va oltre il make-up, diciamo, ecco, sono un po' legata a questa palette. E non avrò eliminato tantissimo, però ho fatto un bel po' di spazietto, dai. Ultimo cassetto dove dobbiamo eliminare cose è lui, anche perché appunto sotto, se avete visto la parte della make-up collection iniziale, sapete che cosa c'è. Qui c'è il cassetto Mulac dal quale non elimino nulla, quindi
le uniche cose da eliminare sono queste, anche se recentemente, e voi non l'avete visto, però io per fare spazio, per sistemare tutte queste cose, ho già eliminato delle cose. Diciamo che oggi la cosa è molto semplice, perché tengo tutti i miei Nabla, le lingerie, tengo praticamente tutto, perché appunto questa operazione di eliminare qualcosa già l'ho fatta. Ma ho deciso di eliminare completamente questo barattolo. Me ne sono resa conto quando sono andata a farvelo vedere prima nella Makeup Collection. Ed è non quello delle Liquid Suede, perché la formula non mi piace, ma comunque delle volte sono andata a pescarli anche per i colori. Soltanto che io questo trend delle labbra metallizzate l'apprezzo, ma non tantissimo. Quindi non ho bisogno di tutti questi prodotti per le labbra metallizzate, fucsia, verdi o bordeaux. E in più questo qui della linea Love Out Loud è troppo chiaro su di me, e questo qui viola, ho altre cose viola che preferisco. Stessa cosa per i Cosmic Metals. E quindi ho deciso di eliminare completamente questo barattolo, quindi non starò a spulciare colore per colore. In generale gli altri li voglio tenere. L'unico magari che elimino è questo di LA Splash, semplicemente perché non mi piace non mi piace tantissimo neanche a vederlo il pack. Ma oltre a lui elimino tutti questi. Da un lato non sono stata brava, perché non sono stata a togliere colore per colore, ma dall'altro ho deciso che questi vanno via. Ci sono delle cosine di Nabla, ci sono delle cosine di We Makeup che sono metallizzate e si asciugano. Quindi queste qui di NYX Professional Makeup preferisco non tenerle. E decido di metterci i Caked e i Kat Von D. Piano piano lo riempirò sicuramente di altre colorazioni, di altre cosine. E quindi sono contenta, anche perché ho uno spazio nuovo e dei prodotti da utilizzare rispetto a... Stavo utilizzando uno spazio per qualcosa che non usavo, quindi preferisco darlo a loro. Ebbene sì, abbiamo eliminato tutte queste cose. Ero partita da un piccolo beauty nero, piccolo nemmeno tanto perché è quello con il quale viaggio, e alla fine ne abbiamo riempiti 4. Io ne ho 4 qui davanti a me e sono pieni. Alcuni ho dovuto fare forza per chiuderli, quindi li ho anche pesati, e quindi nel titolo avete visto i chili effettivi, perché li ho pesati sulla mia bilancetta del cibo beauty per beauty, e sono rimasta sconvolta anch'io, sì, da quanti chili sono andati via dalla mia makeup collection, che adesso è sicuramente un po' più magra, un po' più snella. Vi ripeto che se volete vedere il video dove mi trucco con i prodotti che ho appena scartato insieme a voi, mettete un mi piace, perché è tipo l'ultima possibilità di vedere quei trucchi, perché poi non ci saranno più. Vi mando un bacio gigante, vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter e il canale dei vlog. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye!